sei il proprietario, il padrone dell'azienda. Tu, il direttore, il capo. Lavori per la proprietà dell'azienda e per te stesso. Nella posizione che occupate è ragionevole che vi sentiate i numeri 1, assoluti o relativi. Ebbene, proprio per questa percezione che voi avete di voi stessi, tu padrone di casa sei il limite della tua azienda, tu direttore capo sei l'ostacolo dei tuoi collaboratori. Che conclusione controintuitiva, com'è possibile che i pilastri della nostra economia siano appena stati definiti limite e ostacolo? Controintuitivo non vuol dire contrologica. Controintuitivo vuol dire che saremmo arrivati alla stessa conclusione se avessimo avuto informazioni diverse da quelle che riceviamo dal punto di vista di osservazione attuale. Perché il 90% dei casi le nostre aziende lavorano su questo modello. L'avete riconosciuto immediatamente la piramide. Al vertice il capo, sostenuto da una classe dirigente, alla base della quale gli ultimi della classe, quelli che non hanno potere decisionale. La classe dirigente cosa fa? Deve raccogliere le risorse in tutte le forme, animali, piante, minerali, tempo, sogni, idea delle persone, quelle alla base. Le risorse poi si convolgono verso l'alto. Vengono proiettate verso la piramide perché la piramide che cosa vuole? Ambisce allo status symbol, al potere. Il modello vincente della nostra cultura è quello di fare soldi. Vogliamo essere adulti? Cerchiamo di esserlo, riconosciamolo, che il modello propulsivo del successo sociale è fare soldi a tutti i costi. Qui in questa piramide non c'è spazio per i talenti. Non c'è spazio per i talenti. Questa piramide è fatta dal controllo. Il vertice deve controllare quello che sta sotto e l'unica forma di controllare qualcun altro è scegliere qualcuno inferiore, qualcuno che può essere dominato. Cercare strumenti di motivazione in un sistema come questo è come curare qualcuno avvelenandolo. Non funziona. Il capo subordinato. Il capo è quello che dice cosa fare, fai. E più delle volte non ha né la più pallida idea di cosa deve fare lui stesso. Il leader è colui che insegna col suo esempio e lascia che le altre persone possano esprimere i propri talenti imitandolo e superandolo. Come ci salviamo da questo? Cambiando completamente prospettiva, perché questo meccanismo di io capo, che devo governare qualcun altro, che a sua volta deve governare qualcun altro, è un gioco delle matriosche all'incontrario. Stiamo costruendo un'azienda di nani. È ovvio, perché è una catena di controllo verso il basso. Il capo deve compiacere alla proprietà, deve far vedere che è il numero uno. Qui, quando una matriosca più grande vuole entrare nel gioco e ha la posizione sbagliata, non viene presa in considerazione, il sistema lo rifiuta. E se pensassimo a un modello completamente diverso? E se il presidente, il fondatore, non fosse il vertice, ma fosse l'origine di una grande idea? Abbiamo parlato di valori, abbiamo parlato di welfare, perché non ribaltiamo la piramide? Perché i grandi collaboratori, i primissimi, quelli veramente talentuosi, sono i nostri alleati per sostenere la crescita di quelli che dopo arrivano, non vendendo il tuo sogno, il mio sogno, vendendo i loro sogni attraverso la tua azienda, che non è più una piramide a questo punto, assomiglia a un albero. È completamente diverso. Perché dopo il manager che cosa fa? Va alla ricerca del talento superiore a se stesso e dice: hai visto quanta gente ti ho trovato? Il presidente deve licenziare il manager che è troppo bravo, perché se non dimostra di aver portato in casa gente più brava di lui, vuol dire che non sta facendo il suo lavoro. E questo è un gioco alla matriosca all'incontrario, perché tutti dopo cercheranno l'elevazione
delle persone senza paura di perdere il loro posto, perché non sono più nella piramide. Sono nelle radici della vita, dell'idea aziendale.